siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Aggiungo io, siamo ontologicamente costituiti dalle nostre emozioni e in questi anni abbiamo provato a raccontarvi proprio questo. Attraverso la nostra musica abbiamo provato a raccogliere le emozioni, le nostre emozioni, che siamo certi sono anche le vostre. Il 14 settembre, la nostra piazza, i nostri colori, i nostri profumi, i nostri suoni. Potremmo cercare gli aggettivi più sublimi, le parole più belle, ma sono certo che ne basta solo una. Questa parola è fiera. Una volta pronunciata, per un montemaggiorese non ci sarà altro da aggiungere. Torneranno alla memoria vividi i ricordi di un bambino che si meraviglia davanti alle giostre appena giunte, che aspetta con ansia che il caramello della cubaita si raffreddi, che torna a casa con il profumo dei ceri dentro l'anima e l'immagine del crocifisso scolpita nelle ossa. Lo sappiamo e lo sapete, senza le nostre emozioni saremmo solo dei contenitori vuoti. E stasera vi racconteremo proprio la fiera, come sappiamo fare noi. Con le nostre note porteremo su questo palco la tradizione, l'innovazione, il canto. Abbiamo scelto un titolo diverso, Suoni e Canti, oppure Suoniamo e Cantiamo. Abbiamo messo in bella vista il presente indicativo del verbo amare, amo, perché dall'amore e dalla passione viene fuori lo spettacolo che stasera presenteremo, frutto di settimane, di mesi, di lavoro e impegno. Io, dal canto mio, prometterò di essere breve, anzi brevissimo, per lasciare il posto alla musica, alla buona musica, quella a cui ci ha abituato negli anni la nostra banda. Perché lo sappiamo noi e lo sapete anche voi, che fiera sarebbe senza la banda. Allora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Un repertorio molto vasto quest'anno, che come sempre spazierà sui vari generi. Abbiamo diviso in diversi momenti l'esecuzione. Il primo momento ci farà gustare dei brani. Il primo brano che ascolteremo adesso è una marcia sinfonica. La marcia sinfonica, con il canto dei clarinetti, le risposte dei baritoni e il tempo scandito chiaramente dalla gran cassa. La marcia sinfonica, con i suoi momenti, costituisce la colonna sonora della fiera. Racconta la devozione e la commozione di un popolo. Del maestro Nunzio Ortolano, a voi via Beneficiale Salemi. Sale sul palco il maestro Nunzio Ortolano.
questa banda è in grado di andare oltre ogni convenzione e sperimentare l'innesto dei generi. Adesso è il momento infatti di due brani particolari. Pensando alla banda, magari non verrà subito in mente il rock, ma con i prossimi due brani ascolterete, come vi dicevo, il rock per orchestra sinfonica, sapientemente orchestrati dal maestro Nunzio Ortolano. Event e Moon, Rock for Symphonic Band, brani dedicati rispettivamente all'arrivo del nuovo millennio 24 anni fa e alla luna. Signore e signori, la banda di Montemaggiore e il suo rock sinfonico.
adesso al secondo momento del nostro concerto. Il momento che abbiamo voluto chiamare delle canzoni senza tempo. Se io dico adesso Vivo per lei, Terra promessa, Uomini soli, Acqua azzurra, Bohemian Rhapsody, vi viene in mente qualcosa? Penso proprio di sì. A voi, spettacolare pubblico di Piazza Basilica, le canzoni senza tempo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
La terza parte del nostro concerto ci conduce proprio verso il canto e l'abbiamo chiamata questa parte Cantiamo Monte Maggiore. È il momento adesso di un inedito assoluto. Vi voglio fare una domanda, però dovete rispondermi. Quanti di voi ricordano le serenate di qualche anno fa? Per alzata di mano, quanti la ricordano la serenata? Tutte. Però vedete, tutti giovanissimi, sono tutti dal 90 e poi. Siate sinceri, quanti ricordano la serenata? Ok, maestro, aspetta. E quanti ricordano la turna? Hai visto? Ecco, i musicisti o musicanti, come si chiamavano, trapelati, che correvano per non giungere in ritardo, le emozioni dei papà che vedevano le figlie affacciarsi ai balconi e alla vita, le mamme che accompagnavano i picciritti ormai diventati uomini. Il prossimo brano racconta tutto questo e molto più. Ho detto serenata, poi ho specificato a turna. Infatti il titolo del brano, di questo brano, è proprio La Turna, e già soltanto pronunciandolo tutto acquista una magia diversa. Signore e signori, come vi dicevo, una composizione unica in prima assoluta qui in Piazza Basilica, che vedrà una voce solista protagonista in questo racconto magico. Un racconto che squarcia i limiti del tempo e rievoca alla memoria momenti indimenticabili della vita di ciascuno di noi. La voce solista, ora la ascolterete, è una sorpresa. Di Nunzio. Ha già il microfono in mano. Eravamo rimasti che si nascondeva, però niente. Allora, la voce è quella di Nunzio Ortolano, la composizione ovviamente porta la sua firma, perché come racconta Montemaggiore lui, nessuno a voi la turna. Mi sento? Sfortunatamente si sente. Speravo fino all'ultimo che ci fosse qualche problema di amplificazione per evitare questo momento che loro hanno voluto fortemente, però a quanto pare non c'è verso, manco il tempo ci botte, come si dice. Speravo di come fa fare la prima parte, poi piove, io mi scanso questa cosa, no? Questo brano La Turna è un ricordo di due persone particolarmente care al mondo della musica montemaggiorese, lo zio Vincenzo Pellitteri e mio padre. La voglia di raccontare questo momento della turna nasce dal fatto che io ho portato tantissime serenate, qui ci saranno tantissime persone per le quali ho suonato, lì ce n'è già una, immaginatevi, manco in terza fila, poi finiremo, se ci spostiamo che succede. E inizia con Amuninne Caso Tutt'età, che era il tipico rimprovero che mi facevano tutte le sere quando arrivavo, perché puntualmente in ritardo, idee avevano solo sto pensiero, in poche parole. Io ero fidanzato, quindi giustamente avevo desiderio di farmi la mia passeggiata, no? Quindi idee avevano solo sto pensiero, erano seduti su questa panchina proprio qui dietro, arrivavo io sudato in cuffia, macchina che correva come un pazzo, perché capivo già di essere abbastanza in ritardo, perché li aveva, dopo cena già erano assettate e pronte per portare questa turna. E la prima frase che mi dicevano era, zio, talevo orologio, mi diceva, Amuninne Caso Tutt'età. Ecco perché sentirete il testo che inizia così, e poi invece c'è questo racconto, insomma, di questo momento per noi particolarmente magico della serenata, della turna, come noi la chiamiamo. Io mi scuso perché sapete benissimo che non sono per niente un cantante, però veramente non c'era di meglio, e quindi ho tutte le scuse del mondo, umidità, tutto questo, ma la verità è che non è il mio mestiere cantare, quindi va bene. Thank you.
non in caso tutti da accordiamo stesso mente via e con lo zito lo pace la madre la sorella lo frati l'amici di sé ecco la zita il padre la madre la sorella lo frati amo in caso tutti senti comincia lo canto chitarra, banjo e mandolino sono che cavicino sono che va lontano sono che arriva ritto dallo cuore amore amore canta o cantore amore amore sciato Crocifisso. Gesù crocifisso è inizio e culmine della nostra festa, centro attorno al quale si avviluppa nei secoli la vita di questa comunità.
Ludamulo sempre spesso, recita la nostra antichissima Nenia. Ed è proprio il momento della lode, con due canti che già conoscete e che ormai sono tradizione del nostro concerto. Sciuscia lo vento sciuscia è un crucifisso di legno pregiato, sulle parole rispettivamente di Saragullo e Cosimo Cicero, e con le note e la voce di Nunzio Ortolano. Sciuscia lo vento sciuscia dallo monte, raggi di tu culi capito vento, dalla croce illuminata, dalla parte. Sciuscia lo vento sciuscia l'ultimo dell'estate. Soperi, paesi in festa, festa di luci e di colura, di sapori antichi e di suona, l'ultima festa dell'estate. Yalla da vita da da da, yalla da vita da da da, yalla da vita da da da. Lì gente in tali stati a cannola, tutti pupati, culi gira in mano, appresso allo santo protettore, Gesù Cristo un croce inchiuato, yalla vanità. Sparano li cannona su talu carvagno, talu cielo, gli occhi di colora, la giana che scinne dopo lo concerto, in allegria e già nostalgia, sciuscia lo vento sciuscia dallo monte, raggi di tuculi capito vento, dalla croce illuminata, dalla valle, sciuscia lo vento sciuscia l'ultimo dell'estate. Sciuscia lo vento sciuscia, l'ultimo di l'estate. Grazie. Grazie. Crocifisso di legno pregiato, tanto tempo fa tra le pietre fu trovato, di la campagna di Monte Maiore, onde le nostre padri travagliavano con sudore. Con sudore di fronte campavano, e mai si lamentavano, con sudore di fronte campavano, e mai si lamentavano. Ah, come furono contenti che di gente
si sentivano ricchi senza dire niente. Ah, come furono contenti che di gente si sentivano ricchi senza dire niente. Picchi possedevano un grande amore, picchi allo suo signore possedevano un grande amore. Picchi possedevano un grande amore. Signore, viva, 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 non sa che siamo croce fisso, viva, 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 trovandomi sempre stesso, viva, 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 non sa che siamo croce fisso, viva, 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 trovandomi sempre stesso, la 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 la. Ancora oggi e sempre sarai lo protettore di sto paese. E ogni anno a maggio e settembre in processione ti portavo. Viva lo Santissimo Crocifisso! La banda Gioacchino Rossini di Montemaggiore, bel sito, con orgoglio in piedi. Grazie, grazie. Allora, tre brani ancora ci separano dalla conclusione. Vi dicevo, note e melodie senza tempo, marce che vi faranno sobbalzare dalla sedia. Riscaldate le mani, arrivano in sequenza melodie vesuviane, Florentiner March e Trasuoni e mani. Salutiamo alla nostra sinistra gli ex musicanti. Ciao cari. Francesco, Mario e Antonio.
Grazie a mia sorella per la partecipazione. Thank you.
Strumento, dentro le note, in prossimità di un brano, non ci sono solo studio, virtuosismi o esercizio di razionalità fine a se stesso. Quello che tendiamo a dimenticare troppo spesso è che dentro e dietro le associazioni, le iniziative, gli spettacoli, ci sono le persone, gli esseri umani, con le loro emozioni, abbiamo detto fino ad ora, con il loro fegato, il loro stomaco, i nodi alla gola, il torpore alle budella, con la nostalgia che stasera, dopo Yoku di Fuoco, ci farà pensare già alla prossima fiera, perché mi piace pensare che siamo figli dei sogni con lo sguardo volto all'infinito. Viva Gesù Crocifisso! Viva Gesù Crocifisso! Se volete questo lo cantiamo, ma in piedi tutti. Lo conoscete, già molti di voi lo conoscono, l'avete sentito in questi giorni, il 3 di maggio scorso, insomma. Thank you.